Assessore Aneglio, ecco, i commercianti di Via dell'Ospedale hanno addobbato tutta la strada in occasione del Giro d'Italia che si terrà domani. Una bella iniziativa. È una bellissima iniziativa che dovrebbe essere copiata da tutti i commercianti della città. È bellissimo che questa via dimostri di essere molto unita e questa integrazione tra i commercianti è bellissimo perché sappiamo che diciamo, tra commercianti a volte c'è rivalità, invece questa via dimostra di essere unita e di fare delle cose come questa che sono molto belle, che attirano molto la gente per poterla venire a vedere, i turisti e a fotografarla. Quindi crea comunque un indotto e dovrebbe essere vista da tanta gente. Io invito tutti a venire a vedere questa bellissima via che è addobbata in questa maniera così particolare per il giro. Mi hanno detto gli organizzatori che hanno cercato di mettere insieme le cose, ma che si organizzeranno anche meglio per le frecce tricolori che ci sono dal 4 e 5 di giugno insieme all'Amerigo Vespucci qua a Imperia, e faranno anche lì, addobberanno a tema questa via che è piccola ma è densa di bellissime attività particolari, artigianali, gestioni familiari con dei prodotti di qualità che assolutamente deve essere vista. Via dell'Ospedale da sempre è una via storica dove i commercianti lavorano insieme per fare queste cose, ed è giusto che l'amministrazione li ringrazi per il lavoro che stanno facendo e per questa bellissima iniziativa. Io sono capitato qua un po' per caso, ma era veramente giusto venire a ringraziare per il lavoro che è stato fatto.